Era il luglio del 2019 quando la pieve di Santa Eugenia nella frazione del Bagnoro si allagò interamente. Grazie all'intervento dei volontari furono recuperati arredi, suppellettili e oggetti sacri per permettere il ritorno delle funzioni religiose nella chiesa più antica di Arezzo. Si tratta di una zona interessata in più occasioni da esondazioni ed allagamenti ed adesso parte finalmente il primo stralcio dei lavori di riassetto idraulico dei torrenti Baltina e Vingone, opere necessarie per la sistemazione del reticolo delle acque. Per un mese e mezzo circa, a partire da mercoledì 10 gennaio, il cantiere comporterà dunque modifiche alla circolazione. È prevista la chiusura al transito del tratto compreso tra il civico 3B e il civico 54 della viabilità secondaria, che diventa anche senza uscita, parallela alla strada comunale della Sella. Orario dalle 8.30 alle 17.30. Fino a venerdì 26 gennaio chiude invece 24 ore su 24 il tratto della strada comunale della Sella che va dal civico 15 al 16.